Per celebrare il raggiungimento dei 10.000 iscritti ho deciso di iniziare un torneo di lotte wifi su Pokémon X e Y. E sin dall'alba dei tempi nessun torneo è nato senza regolamento. Per questo iniziamo subito a vedere le regole del mio torneo. Si seguiranno le regole principali di Smogon, ossia la Sleep Clause e la Freeze Clause. Praticamente non potete addormentare più di un Pokémon avversario e non potete congelarne più di uno. Hux Item Clause: non si possono usare strumenti che dipendono dalla fortuna, ad esempio bandane e rapidartigli. One Hit KO Moves Clause: ossia non si possono usare le mosse che provano KO in un colpo, ad esempio Puro Gelo, Abisso, Ghigliottina e simili. Species Clause: si può usare solamente un Pokémon per ogni specie, ad esempio non si possono avere due Azumarill in squadra. Item Clause: non si possono usare due strumenti uguali su più Pokémon, ad esempio non si possono mettere due avanzi. Questo non è una regola vera e propria, ma è un consiglio. Nella descrizione troverete una lista di Pokémon, abilità e strumenti che sono bannati da questo torneo. Quindi, se utilizzate uno di questi Pokémon, o l'abilità o gli strumenti, sarete automaticamente squalificati. Nel torneo si possono usare solamente Pokémon competitivi, quindi non iscrivetevi se avete un team non competitivo. Per evitare che qualcuno possa fare il furbo e non rispettare le regole, ho deciso di imporre questa regola, ossia dovete inviarmi il vostro videolotta. Come si fa a caricare un videolotta? Dovete essere connessi su internet e seguire i passaggi che vi faccio vedere. Successivamente il codice che vi apparirà nello schermo inferiore dovrà essere inviato a me. Nel caso io non dovessi ricevere il codice, entrambi gli sfidanti verranno eliminati dal torneo. Potete inviarmi il codice in due modi: o tramite la mia pagina Facebook, dandomi il nome della sfida, ossia chi siete voi e chi sfidate, e il codice, o tramite messaggio privato su YouTube. Preferisco da Facebook però. Considerando che questo è il primo torneo che creo, ci saranno solamente 32 partecipanti. Nel caso del superamento di tale numero, i partecipanti verranno estratti a sorte. Ovviamente le sfide saranno impostate in 6 contro 6 in singolo. Queste erano le regole, adesso parliamo invece dei premi. Il vincitore riceverà in regalo un codice che potrà inserire nel suo Nintendo 3DS per ottenere 25 euro di spesa sul Nintendo eShop. Cosa abbastanza utile considerando che la Pokébanca è imminente. Credo di aver detto tutto. Quindi, adesso vi saluto e spero che ci siano almeno i 32 partecipanti. Quindi ci vediamo al prossimo video. Potrei caricare il video delle vostre sfide senza prima avvertirvi. Ciao!